Sì, questa è un po' anche la buccia del film, dei film, cioè i riflessi della società sulle persone, nelle varie epoche, quei bagnanti al mare negli anni, proprio nell'estate in cui aveva vinto Berlusconi, o appunto una ragazzina alle medie negli anni del bipolarismo aggressivo all'italiana, e così via. Però a dire il vero, ti rivelo una cosa, visto che sei un critico bravo, magari la sai già, che alla fine poi quello che mi interessa di tutta questa galleria di personaggi è il profilo psicopatologico, cioè l'aspetto più interessante. In questo credo di sentirmi anche, è vero, dico l'erede, la compagnia italiana, un cazzo, io vorrei sentirmi l'erede di Marco Bellò, perché è quello che meglio di tutti è andato a sbattere sul tema della psichiatria, della psichiatria, ci danno delle etichette, e che quindi tutta questa galleria di personaggi, adesso quello che mi viene in mente più rilevante è il mal di vivere e anche la patologia che li animava, la patologia del mitomane che spera, interpretato da Castellitto in Caterina Mancetta, che spera di avere dei vantaggi abusando delle amicizie della figlia, nel capitale umano è una storia di gente che sta male con la testa, insomma, che avrebbero tutti bisogno di essere ricoverati. Senza poi dire che c'è stato un film dove sono andato dentro le comunità psichiatriche, che è la pazza gioia. Quello è il tema, il modo di guardare il mondo, la vita, che mi sta più a cuore, insomma. C'è uno straordinario repertorio di romanzi nell'osservare proprio la patologia clinica. C'è un librone di Jung, Casi clinici, si chiama, grande così, e tu lo spogli, ogni pagina è un soggetto cinematografico. No, è abbastanza interessante e sorprendente quello che dicevi, perché invece appunto io credo che che il tuo cinema colga sempre dei prototipi umani molto precisi, perché tanto per venire al Capitale Umano, appunto, un film che è stato presentato in questa rassegna, i personaggi davvero sono il cinismo di Bernacchi interpretato da Gipuni, è il cinismo di una precisa categoria sociale, così come, l'ingenuità del personaggio di Dino Ossola. L'ingenuità, insomma, il personaggio patetico, sì, imbarazzante, ed è stato peraltro il motivo per cui mi sono avvicinato a quel libro. Quando, sfogliando questo libro americano ambientato nel Connecticut, in mezzo c'era questo true ego che appunto spera di diventare, di fare un salire qualche gradino nella scala sociale attraverso l'amicizia della figlia. Ecco, non ti pare familiare con qualcosa che ho appena accennato? Ecco, ci ho provato, insomma, un altro di quei matti che piacciono a me dentro quel libro americano. È interessante, il Capitale Umano, che tu sei partito, è un film che è molto apprezzato, ma che sei partito da un libro americano. Sì, un libro americano che era uscito in America, non vorrei sbagliare, ma credo nel 2001-2002, che invece non mi sono trovato tra le mani nel 2010. E che in quel momento diventava attuale per noi, perché da noi eravamo proprio all'indomani di quella cosa che stava succedendo in default, vi ricordate, Monti che arrivava all'Europa, il crollo della bolla finanziaria, e quindi questa curva dei patrimoni basati sugli investimenti, sugli hedge funds più spericolati, che potevano fare delle curve. Però questo è, diciamo, lo sfondo sociale, lo sfondo storico, ma anche lì quello che mi interessava era mettere in scena delle persone sofferenti psichicamente, l'immobiliarista Rianzolo con dei piumini imbarazzanti, interpretato da Bentivoglio,
con la sua negazione della realtà, così come l'infelicità della moglie dell'alto borghese che deve reprimere le sue aspirazioni, che forse è impazzita dentro questo suo ruolo. Quindi il ritratto di come la sofferenza sociale, le disuguaglianze, tutti i temi che ci interessano, ma che interesserebbero, dovrebbero interessare soprattutto, insomma, la politica, le cose. Quello che invece interessa a chi racconta è che cosa succede nella zucca delle persone in questi scenari. Ecco, in quel caso c'era il racconto anche lì di una patologia, di una malattia, di una solitudine, di un'infelicità, ecco, che forse poteva essere un repertorio di casi clinici.